Serie B, il campionato degli italiani. Dal 2008, dal giorno del post fallimento, questo è il momento più difficile per la storia del Delfino Pescara. L'umiliante sconfitta subita in casa con il Carpi ha alimentato il fuoco delle polemiche, una classifica che preoccupa. Tutti sotto accusa, società, tecnico e giocatori. Domani si gioca a Bari, una partita che può essere decisiva per il futuro del tecnico Baroni, ma questa sera analizzeremo la situazione e come si è arrivati soprattutto a questo punto. Buonasera dallo studio centrale di Replay, andiamo a presentare gli ospiti di questo numero. Saluto il direttore generale Guido Colangelo, buonasera Guido, ben ritrovato. Buongiorno. Al suo fianco abbiamo il collega Federico De Carolis, buonasera Federico, ben rivisto. Ritrovo con piacere l'allenatore Alessandro Del Grosso, buonasera Alessandro, ben rivisto e complimenti per l'andamento del tuo campionato a Francavilla. Qui alla mia sinistra un saluto a un ex centrocampista del Pescara, anche lui sta iniziando questa carriera di allenatore con gli esordienti del Pescara, Fabio Ferrarese. Buonasera Fabio, ben ritrovato, così come un ben ritrovato do al mio compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. In regia vado subito a salutare Andrea Costantini, a fianco al regista Maurizio Dagui. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, e dicevi bene, è una puntata particolare in un momento storico molto difficile per il Pescara e per la società del Pescara, e noi lanciamo un sondaggio. Prego Maurizio Dagui di mettere in sovrimpressione e chiediamo a tutti voi di partecipare. Se salta Baroni, chi preferite? Queste le nostre opzioni, abbiamo Marino, Oddo oppure altri. Chiariamo subito. Oddo sono i due nomi, non solo quelli che sono circolati di più sulla stampa in questi due giorni, ma sono anche i due allenatori tuttora sotto contratto per il Pescara. Chiaramente ci sono altre opzioni, quindi invitiamo gli amici da casa a intervenire. Abbiamo già un primissimo aggiornamento che vede subito questo testa a testa tra Pasquale Marino e Massimo Oddo. Quindi invitiamo a partecipare sia attraverso il numero dei messaggi, degli SMS 392-623-7060, sia attraverso il numero di telefono 085-93-0020. Ecco, partecipate, Andrea, al sondaggio, sì, e anche ti ringrazio, però facciamo una premessa, perché è normale che tutti ci auguriamo che domani il Pescara conquisti un risultato positivo a Bari. È una partita che può essere decisiva per il tecnico Baroni, perché il calcio ci insegna che il primo a pagare è sempre l'allenatore, giustamente o no. Lo valuterete voi da casa, lo valuteranno i nostri ospiti. Se dovesse esserci l'ipotesi di un esonero, allora si aprirebbe ovviamente la crisi tecnica, e abbiamo segnalato, come diceva Andrea Costantini, i due nomi di Pasquale Marino e di Massimo Oddo, perché sono sotto contratto con la Delfino Pescara. Andiamo a salutare nella redazione di ForzaPescara.com Valerio De Carolis. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, un saluto ai tuoi ospiti e agli amici telespettatori. Come sempre, come ogni lunedì, interverremo noi qui dalla redazione per leggere i commenti e le domande allo studio sul nostro portale ForzaPescara.com, commentando la news, la prima news riportata sul nostro sito. Noi nel corso della trasmissione vi leggeremo gli umori del portale biancazzurro. Bene, allora possiamo iniziare, perché sono tanti gli argomenti, è successo un po' di tutto nell'ultima settimana, dall'addio del capitano Uguana a questa sconfitta con il Carpi che ha accentuato la crisi dei biancoazzurri per questa classifica. Ecco, Andrea Costantini, intanto c'è anche un anticipo di campionato questa, sì, sera, no? È iniziata l'undicesima giornata con l'anticipo tra Bologna e Trapani, subito due gol, 1-1 il parziale, vantaggio al quinto minuto del Trapani con il solito Mancosu, poco fa il 28esimo pareggio del Bologna con un autogol di Terlizzi, quindi 1-1 al Dallara tra Bologna e Trapani. Allora, domani undicesima giornata nel campionato di Serie B, il Pescara è già partito la volta di Bari,
una città, uno stadio che è già stato decisivo per la panchina di Pasquale Marino, che come ricorderete lo scorso anno fu esonerato proprio a Bari. Ecco, questo inizio di campionato sembra proprio la fotocopia della passata stagione. Pensate che lo scorso anno, quando si era alla 10ª giornata, il Pescara aveva soltanto 8 punti in classifica, addirittura un punto in meno dell'attuale graduatoria dei meriti. Poi però all'11ª giornata iniziò la cavalcata di 8 vittorie, 2 sconfitte, che permise al Pescara di arrivare alla fine del girone d'andata al secondo posto in classifica. Magari si riuscisse a dare una svolta in questo senso. Però cerchiamo di capire come si è arrivati a questa crisi tecnica del Pescara e soprattutto cosa c'è in futuro, cosa si prospetta in futuro. Vorrei iniziare da Guido e Federico, che sono più esperti rispetto agli altri, anche se con incarichi diversi. Allora Guido, qual è il tuo primo pensiero vedendo la classifica del Pescara, vedendo quanto è avvenuto in queste prime 10 giornate e vedendo anche quanto è avvenuto contro il Carpi? Tu eri sulle tribune dell'Adriatico, hai assistito alla partita. Cosa ti preoccupa maggiormente? Ma dico, questa è una situazione stranissima, veramente un periodo, come giustamente dicevi tu, terribile, perché rispetto diciamo ai 100 giorni iniziali di questo campionato, quando erano in ritiro, non mi ricordo dove, ci sono state 3 fasi del ritiro, la prima fase dove c'era tanto entusiasmo. Adesso secondo me, io perlomeno, è difficile poter andare a scoprire quali siano le cause, perché io per esempio ho visto una partita domenica inguardabile, veramente sembrava una squadra di bambini contro una squadra di anziani che facevano anche attenzione a non entrare forte per paura che facessero male a questa, cioè questa squadra del Pescara, che è inguardabile, cioè veramente dei giocatori irriconoscibili. E quindi secondo me è complicato adesso dare un giudizio, vedere un attimino da quali possano essere le cause effettive e da cosa possa dipendere questo malumore tecnico, tattico, ma sotto qualsiasi aspetto, io penso. È normale che quando c'è una crisi tecnica, lo chiedo a Federico De Caro, le colpe sono sempre di tutti, no? Dalla società ai tecnici e ai giocatori che vanno in campo. Sei intanto di questo avviso? O ritieni che qualcuno la società, cioè noi quando la sera stavo qui alla fine della campagna acquisti, tutti quanti abbiamo applaudito la società che ha fatto gli acquisti secondo le indicazioni, secondo me, dei due direttori sportivi e anche del tecnico. Adesso se questa squadra non va bene, se i giocatori sono validi, poi io non è che ci vivo, sì. Se facessi ancora il cronista saprei dirti molto di più. Adesso l'unica cosa che mi balza evidente alla cosa, e ti faccio una domanda, te la pongo a te, che ci stai dentro, mi devi dire, dopo Zeman, che può piacere o non può piacere, e la sua vittoria nel campionato, quale allenatore valido ha avuto il Pescara? Però questa domanda è sinonimo di responsabilità della società, perché se la società in 3 adesso, anni sbaglia la scelta degli allenatori, quella è una colpa da attribuire ai dirigenti, no? Ce l'ha avuto un allenatore valido? No. Adesso voi state facendo un sondaggio, sì, che prelude a un indirizzo societario. Se io stessi a Pescara, quel sondaggio lì non l'avrei mai fatto. Abbiamo fatto la premessa che abbiamo indicato i nomi di Pasquale Marino e di Massimo Oddo, poi abbiamo aggiunto la voce altri, cioè i tifosi possono scegliere altri allenatori. Cioè, vuoi dire che il sondaggio è inopportuno? Allora, Massimo Oddo. Massimo Oddo è stato campione. È inopportuno il sondaggio oppure i nomi che no, sono? No, no, è inopportuno il nome, cioè Massimo Oddo. Sono i due allenatori sotto contratto con ma Massimo Oddo è stato campione, ve lo siete scordati che è stato campione del mondo. È iniziato quest'anno, credo, a fare l'allenatore. C'ha una tradizione familiare, il padre si è giocato qualche grossa chance da andare in una grossa per sfortuna, per cosa. Secondo voi Massimo Oddo, che io ritengo una persona intelligente, accetterà di prendere in mano il Pescara in questa situazione, Federico, con il passato non lo so, che si ritrova? Questo non lo so, però abbiamo di e solito... con quello che è successo 2 anni fa con Bucchi, con Bucchi, sì. Che è successo con quello lì?
Allora, sotto questo aspetto sono pienamente d'accordo con te. Oh, no? Marino, come lo riporti a Pescara? Con quale criterio lo riporti? Cioè, Marino qui a Pescara è stato un allenatore che io ho appoggiato all'inizio, io mi sono, diciamo, se fossi un addetto ai lavori, adesso mi sarei sputtanato completamente. Per l'appoggio che da qua non ce lo puoi riportare. Pescara, da Zeman in avanti, e da Di Francesco, fai tu, non è riuscito a scegliere un allenatore valido. Noi queste, abbiamo queste troppo, sono però Bergodi. Responsabilità della società. Ma sarà anche responsabilità della società. Della società intendo direttori, dirigenti. La società, no? E tutti gli altri. Non c'è avuto un allenatore valido, uno. Io penso. Ma non li ha scelti mica tu, non li ha scelti mica Guido. Noi non li abbiamo scelti. Cioè, gli allenatori ci stanno in giro, non è che non ci stanno. Scusami, Guido, sì. Scusami, io, scusa se ti interrompo. Ma io penso una cosa, che forse un guaio di noi del Pescara, diciamo così, è proprio questo ricordo di Zeman, Galeone, perché io faccio una domanda a Federico, ma dopo Galeone, mi puoi dire, dopo Galeone che è stato il massimo a Pescara, quali allenatori bravi abbiamo avuto? Però sono stati dei campionati, De Canio, degli Rossi hanno fatto dei buoni campionati. Apprezzata. Sì, vabbè, c'è stato Rossi che stava pure per riportare il Pescara in Serie A, De Canio era uno bravo. No, non è che bravo, ma non l'abbiamo apprezzato. Non è che non ha avuto... Scusa, non è che mai dopo fuori. Però stiamo facendo un po' di confusione, perché Federico ci dice che dopo Zeman, ma non per colpa di Zeman, perché quel calcio, la colpa di Zeman, no, quel calcio non lo rivedremo più, però tutti gli allenatori hanno fallito, no? Sì, ma negli ultimi si tre pensa anni sempre ancora a Zeman, ma no, hanno fallito con i risultati, hanno fallito con i risultati Galeone, perché gli altri allenatori ti fanno pensare, hanno fallito con i risultati. Sì, Francesco, Federico si riferisce alle scelte sbagliate, perché tu vai in Serie A e prendi un allenatore che non ha allenato mai in Serie A, cioè, ma allora questi non devono esordire mai. Ma ci sono piazze e piazze. Ma non è un tratto di esperienza in Serie A, non puoi portare stroppa. Sì, Federico, però credo che tutti quanti stiamo dicendo, non puoi riprendere quei, non puoi mettere in mezzo a una strada un bravo ragazzo. Io, se lui accetta, quella è una persona intelligente, una persona che ha un passato, è una persona che deve fare carriera. Sì, ma non è che Odd l'ho proposto io adesso nel sondaggio, perché intanto è la voce più ricorrente che sta circolando insieme a quella di Pasquale Marino. Perché Pescara è così, perché i giornalisti a Pescara fanno quello che non solo i giornalisti, evidentemente sono voci che stanno uscendo anche dai dirigenti. Si fanno dei nomi veri, di allenatori veri. Ma infatti c'è anche la casella, altri saranno altri nomi. E allora fate i nomi degli altri. Te lo dico io, posso votare? Nessuno dei due, non scherziamo. Non bestemmiamo, basta con le bestemmie calcistiche, per cortesia, basta. No, bestemmie perché? No, bestemmie perché riportare Marino, secondo me, è una bestemmia, a me se non concesso che lui sia disposto a tornare, perché ci stanno allenatori, devo nominare uno che ha dimostrato di essere un uomo, che ha dimostrato di essere un uomo. Ha fatto il campione del mondo, pure Gattuso, è andato a Palermo, c'è stato 5 giornate. Sì, però è andato ieri, a Palermo, ieri c'è andato dall'inizio. Si inizia ad allenare. Allora, se tu ci avevi la voglia di provare Massimo, all'inizio di quest'anno dicevi, guardate, il Pescara non ha nessuna voglia di spendere. Facciamo chiarezza, sennò confondiamo le idee, prendiamo, a chi ci segue da casa. Prendiamo Oddo e lo facciamo allenare, non adesso. Vorrei capire però intanto come si è arrivati a questo punto. Tu dici giustamente negli ultimi tre anni sono state sbagliate le scelte degli allenatori, sì, no? Questo è un fatto realistico, inoppugnabile. Quindi ci sono delle responsabilità della società, dei direttori, perché già il fatto che ci sono due direttori come Pavone e Repetto, il che crea anche dei disguidi calcistici, perché la squadra non ha un punto di riferimento sicuro. Il giocatore non sa con chi parlare. Quindi ha sbagliato la proprietà nella scelta dell'allenatore, in sintonia sempre con questi due direttori. Poi sento anche Del Grosso e Ferraresi. Non lo so, Del Grosso ha giocato al calcio, mi pare. È vero o no? Se tu ci avessi avuto due direttori sportivi, a chi ti andava a rivolgere? Se ti andava a rivolgere a lui... Però Federico, tu stai facendo queste premesse e in ogni intervento dai colpe alla società, perché prima hai detto è colpa dell'allenatore, però in base ai tuoi discorsi le responsabilità sono della società. E ancora, guarda, questa società ci ha avuto una grande capacità, cioè quella di portare il Pescara in Serie A, e nessuno glielo può negare, e rimarrà nella storia, Sebastiano e tutto il suo direttivo. Sì. Un'altra grande forza è che il Pescara, io ho letto il bilancio dell'anno scorso, è una delle poche società italiane che ha i bilanci in attivo. Poi, nelle scelte, chiaro che ha sbagliato per inesperienza, ha sbagliato perché pensava che potesse, pensava,
l'allenatore Strop non penso che siano stati loro a scegliere. E chi la sceglie? Scelti tu? Secondo me lo sceglie il direttore sportivo dell'epoca. Dell'Empoli? Dell'epoca. E vabbè, faceva parte della società, no? Qui parliamo. Sì, però tu non è che puoi dire a un presidente. Scusa Federico, ma secondo te Sebastiani è un presidente che se gli propongono una cosa che lui non condivide, non è convinto di quella scelta, parliamoci se la chiaro. Fa imporre o se la fa non passare? Se la fa imporre. E questo ovviamente è una. È un ma se io ti dire... vengo a vendere una cravatta e ti magnifico e ti dico che la cravatta è di Marinella, se io non sono, bravi, di se Santo io non sono convinto, la cravatta se tu sei convinto pure che la marca ti va bene, accetti. Sì, ma se a meno non sono... che, allora ci proponiamo Federico, un altro se tempo. Non sono convinto. Il presidente è un tecnico, fa il tecnico lui, allora è finito. No, io ma allora, non lo so chi è parlando. Che fa le scelte e chi fa il tecnico, perché quando ma non credo se, che faccia se le un allenatore non va bene, le scelte le ha fatte la società, ha ragione Enrico, se per società intendiamo i due direttori, il presidente, il vicepresidente o l'amministratore delegato, quella è la società. Io non penso che la mattina sia alzato uno dei quattro e ha preso una decisione senza farne partecipe gli altri. Ecco perché tutto sommato, secondo me, se vogliamo parlare di colpe, le colpe vanno riportate alla società e divise tra i dirigenti. Sì, questo però, è un dato. Ecco, non è questo. Non ci è vuole il rispetto dei ruoli, no? Cioè la società, chi vuole rimproverare, ha preso, avrà avuto qualche... Finora hai detto, però in tre anni sono stati sbagliati gli allenatori. E avrà avuto sempre, in questi tre anni, avrà avuto sempre chi... Ma io non vedo Sebastiani che sfoglia l'almanacco, decide, ha visto che quello andava bene e allora sfoglia l'almanacco e dice... Quindi hanno sbagliato i direttori, secondo te? È chiaro, se l'hanno scelto il direttore hanno sbagliato il direttore, se l'ha scelto il presidente ha sbagliato il presidente. Se hanno sbagliato in Serie A l'anno scorso non ce ne frega niente, perché il problema adesso è di oggi, il problema è conservare questa categoria, perché qui si scherza sempre, ossia l'anno scorso, perché poi è andato come è andato con quei 10 risultati utili consecutivi fatti di, tra l'altro di 8 vittorie, quindi una serie stratosferica. Che se no il Pescara stava dove sta adesso. È vero, la classifica è corta, tutto quello che vogliamo, ma secondo me non bisogna sempre si riesce a ribaltare. Bravo, secondo me non bisogna mai scherzare, perché poi dopo, quando mi è andata bene, è andata bene. Ma siccome tu oggi non lo sai come va a finire, ma domani magari andiamo il Pescara vince a Bari, noi ce lo auguriamo, poi viene lo Spezia, vinci di nuovo. Ma pure ultimamente, ma pure un mese fa, stavamo qui a Pati, ricordi? Tu seduto là, Ivano Di Sciascio là, Paolo De Carolis, professore qua e io qua, quello che dicevo io e quello che dicevate voi tre e vi divertivate, poi sono arrivate due vittorie, risolti i problemi e poi siamo di nuovo la merda, eh? O no? O non siamo quindi, qua? Quindi la tua chiave qual è? Cioè, la chiave è che forse adesso è il momento di togliere Baroni, mi verrebbe da dire. Forse il momento, non lo so, anche perché non sto dentro alla pizza di formaggio, nella cabina di regia e quindi conosco tutte le sfaccettature, perché adesso tutti i problemi, adesso cominciano a uscire le voci e con quello che sto per dire Guana non c'entra nulla, sia ben chiaro perché lo sanno tutti che Guana non c'entra nulla. Punto a capo, ricordate quello che ho detto, punto a capo, però escono le voci di uno spogliatoio dove ci sono problemi di convivenza, dove ci sono problemi di gestione, adesso arriverà qualcuno che ci dirà no, non è vero Di Francesco, sto a dire stronzate, va bene, sto a dire stronzate, ma Pescara c'ha 9 punti. Vabbè. E allora, siccome il calcio è fatto di numeri... In questa situazione vuoi mettere Massimo Oddi che la persona... No, io non ho detto, io già ti ho detto, Federico, non facciamo come un mese fa, già mi sono scelto, già l'ho detto. Tu ancora hai cominciato a dire, ha ragione lui, hai cominciato a dire, la società è onnipresente, onnipotente, come me, però sono 3 anni che fa le cacate nelle scelte dell'allenatore. Io già ti ho detto, non scherziamo con Marino e Oddo. Marino è un capitolo chiuso. Perché tra l'altro se fosse uno con gli attributi come Marco Giampaolo, dici io ma avete trattato come avete trattato, non torno, però ognuno poi parla della propria vita. Devono girare sempre i soliti nove. E io ti sto rispondendo, Federico. Federico, allora chi prenderesti tu? Cominci a fare un po' di però prima no, io non è che chi prenderei. Ti faccio un co, prima di tutto quest'estate avrei preso Maran, quello che adesso è del Catania. Adesso ci stanno liberi Di Carlo, ci sta Nicola che ha avuto quell'incidente. Bravo, che ha Nicola, avuto. Però, mi piace. Però ha vinto un campionato con Livorno.
Dici, ma costa soldi, sono sotto contratto, ecco, appunto, società. Cioè, questa, ma le società, anche difficoltà a livello finanziario, perché ma tu le società, la prima cosa che spendono, cioè l'unico punto dove non puoi badare la spesa è sull'allenatore. Lo sai che non puoi cambiare 22 giocatori, quindi deve cambiare l'allenatore. Sì, però hai fatto dei e nomi allora di Carlo Nicola che sono validissimi, però bisogna vedere se questa società ha la possibilità di ingaggiare. Ma ce l'ha sempre, anche se deve andare in deficit. Ho detto, ho visto il bilancio, questi sono ammirevoli per i bilanci che hanno presentato, l'ultimo bilancio, che non fa, non fa una grinza. Una società deve mettere in conto sempre e per sempre che... Non è che richiamo Marini perché l'ho pagato, Marini l'hai pagato, basta, è finito, è un capitolo chiuso. Quindi devi scegliere un altro allenatore. Quanti, e devi spendere quanti tifosi hai il Pescara? Ognuno cerchi si di spendere fa di meno, ma, il suo nome, ma, spera, no, ma il ci suo vuole allenatore. Un allenatore a Pescara, non ce l'ha mai avuto, a Zeman in poi non c'è stato. Beh, vabbè, il palmare di Marino comunque non era di poco conto, perché stiamo parlando sempre di un Marino allenatore era uno che ha guidato da, la Serie A. Cioè, te lo dice uno che dopo si è pentito, perché evidentemente non ho riflettuto, sono stato ingannato dalle prime partite, dal gioco. Marino non era uno con, il, con la testa sgombra da dubbi, tant'è vero che è stato dall'inizio fino alla fine un dubbio, fino a quando non l'hanno cacciato. Perché? Perché veniva da tre stagioni che sono andate da Udine, in poi lui è andato sempre male. Io chiedo a Alessandro Del Grosso, giovane allenatore, così come a Fabio Ferraresi, come si fa a preparare una partita dopo una sconfitta così umiliante con il Carpi, a distanza di 3 giorni, a ricaricare la squadra? Poi su un campo insidiosissimo che tu conosci bene, Alessandro, perché poi c'è giocato dal 99 al 2001, sei anche un ex barese. Cioè, cosa ha potuto fare Baroni in queste poche ore? Intanto sorprende anche il fatto che si era parlato di un ritiro, poi invece è stata una cena del sabato sera tra amici. O si va in ritiro punitivo, come si vuol chiamare o meno, oppure si manda tutti a casa. Beh, la cena del sabato sera serve a ben poco. Parlato della situazione attuale, ma non solo della partita, un po' in generale, anche per capire l'allenatore dove potrebbe aver sbagliato dall'inizio. Però io penso che comunque in tutto questo ci mancano dei giocatori, ma prima di giocatori degli uomini all'interno di questo spogliatoio, che penso che ce ne siano pochissimi, dall'inizio. Dei punti cardine, dei giocatori che si prendono la responsabilità di quando le cose vanno bene, ma anche di quando vanno male. E secondo me lì non ci sono, ce ne sono pochissimi, ma sono. Cioè, non hanno gli attributi, insomma. No, sono sovrastati dagli altri vuol dire dai ragazzi, da altri ragazzi che pensano solo a fare la loro partita, e chi in prestito, chi per un anno, chi per 2 anni, pensano a loro e basta. Mentre quando un giocatore viene, deve pensare sia a se stesso, ma anche alla squadra, alla società, e deve rendere conto anche a una città, perché comunque Pescara è una città che pretende. Negli ultimi anni ha vinto, ha fatto categorie importanti come la Serie A, però io ripeto, cioè, tu ci dici, prima di scegliere il giocatore bisogna scegliere l'uomo, sì, anche l'uomo. Questa caratteristica non è stata valutata bene, meno secondo male te. Meno male che ce ne abbiamo due di direttori. Non cioè, c'è la valutazione dell'acquisto comporta quindi la scelta, sì, dell'uomo oltre che del giocatore. Sì, quando ho fatto parte di parecchi spogliatoi, c'eravamo sempre là dentro. I 3-4 che comunque vada, si prendevano la responsabilità, ci stanno sempre. E Guido, quello protegge. Può anche essere questo un problema. Tu, per esempio, che hai diretto spogliatoi roventi, squadre. Io penso sì, questo è uno dei problemi anche più grandi. Io, infatti, domenica durante la partita. Intanto, questa rosa così ampia sì, non faciliterà il compito di nessuno. Da gestire, giustamente, però, sono sempre dei professionisti. Poi, alla fine, dice sono professionisti e quindi dovrebbe essere più semplice. Sì, ma pure questa poi, parola professionisti è sempre bisogna una vedere chiacchia, cosa comporta. Io, però, per esempio, domenica dicevo a un signore che non conoscevo, stavo solo in tribuna. Una, e vedevo chi aveva più carattere di tutti era che non mi ricordo neanche come si chiama perché non ho visto mai giocare a pallone, e quando è entrato il difensore un 96, il quale si è preso la responsabilità di tirare su l'animo a tutti gli altri. Parli giocatori di Boldor? Sì, quel ragazzo. No, il quale, no, anche se non era bravo, non so, non mi è piaciuto. Non mi è, però no, forse dire, non se ne è accorto nessuno perché ormai la partita era finita. Certo, però voglio dire, nonostante tutto, era quello che cercava di tirare su i compagni, quelli più anziani. Mi ha fatto veramente impressione. Dicendo, ma guarda un po',
quel ragazzetto che 95-96 cerca di spronare, gli altri invece saranno tutti come dice... Poi questa rosa così ampia, ripetiamo, sarà un problema per tutti, lo è per Barone... Non è facile da gestire, anche perché comunque ci sarà sempre quelli scontenti, quella parte dello spogliatoio che è scontenta e che purtroppo, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire, da una parte quando le cose vanno male, purtroppo si sa, sono tra virgolette anche un po' contenti, perché così dice ok, se va male... Se viene un altro allenatore o se si cambia, ci sarà qualcosa ancora più per noi, qualche speranza. Sì, però infatti si vede molte volte quando c'è il cambio dell'allenatore, dove vedi dei giocatori che prima... Beh, perché si riparte alla pari, un po' tutti quanti. Ma perché ci deve essere un cambio d'allenatore quando effettivamente uno deve da solo, senza il cambio d'allenatore, senza nessuno? Se mi permetti, il problema è anche diverso, perché leggendo sui giornali ho letto che il Pescara in queste prime 9-10 gare ha cambiato 24 giocatori. Quindi voglio dire, io quando allenavo in una squadra, se uno aveva la febbre, era grave, in coma, forse non giocava. Ma se c'aveva 37... Qui entriamo nelle responsabilità dell'allenatore, però. Chi l'ha cambiato? Qui ci fa parte 28, di tutti i discorsi. Chi l'ha cambiati? Ma l'ha cambiato l'allenatore, evidentemente. Chi l'ha scelto i 27 giocatori? Chi ha voluto 27 giocatori? Ma qua, certo, nessuno parla. Certo. Chi l'ha voluto? Ancora più bene ci sta il fatto che non sono riusciti a cedere quelli in soprannumero. Qualcuno in soprannumero ci sarà. No, veramente, per fortuna, sono stati ceduti vari Sforzini, Cutolo, Bocchetti. Lì l'allenatore ha dato delle indicazioni. E sono stati ceduti, se no arrivavamo a 40. Cioè, se ben ricordate, proprio nella trasmissione alla quale... Però voglio capire una cosa, scusami Francesco. Cioè, intanto ha fatto bene la società a dare fiducia a Baroni per la trasferta di Bari? Forse con 3 giorni soltanto di tempo, sì. Ha fatto bene. Evidentemente ha ritenuto che forse può dare ancora qualcosa. Io personalmente non le avrei dato fiducia, perché questa difesa sarà poco protetta dal centrocampo, va bene. Ma qua vedere i difensori del Pescara, uno che li vede per la prima volta, non gli dà la distinta, da lontano i nomi non si leggono, comincia a dire ma quello là ha giocato mai a pallone? Posso dire, e uno gli dice vicino, del quello è Josic. Posso risponderti? Quell'altro ha giocato mai? Ma quello è Zuparic, ma quello è quell'altro, quello è Pesoli, 34 anni, ha 2000 partite, qua sono tutti asini, se in campo questo, sembrano tutti asini. Quindi vuol dire che forse, allora, o lo sono i giocatori, e mi viene da pensare però di no, mi viene da pensare onestamente di no, io sto forzando i temi. Anche perché, come diceva Federico, alla fine della campagna aspetta, evidentemente... Perché giocano quelli? Allora, facciamo il contrario. Sì, chi dovrebbe giocare allora? Mettiamo, no? Ho detto, ok, non lo so, sono quattro difensori, adesso tutta la rosa del Pescara, cambiano, non so, quelli. Ma chiunque ha giocato, chi dovrebbe entrare, ho capito. Senso, un altro giocatore, quelli no. Sono. Esatto, ma con quelli che li ha ruotati, Alessandro, li ha ruotati tutti, e la difesa è sempre stata ballerina, il centrocampo ha sempre protetto mai male la difesa, qui stiamo parlando delle cose elementari del calcio, ecco perché io dico in 4 mesi, luglio, agosto, settembre, ottobre, sentite cosa hai detto Alessandro, che qui ce lo vogliamo prendere. Con l'allenatore? Comunque come li muovi in un puzzle, comunque come li muovi sono sempre gli stessi. Quindi non è come quella rosa competitiva se una volta che si annunciava all'inizio. Esatto. Per me sì. Perché comunque parecchi, diciamo la verità, un po' tutti noi abbiamo dato giudizi positivi. Tutti gli addetti ai lavori, no? Che noi possiamo essere pure degli stupidi. Non si può dare una colpa ad un allenatore quando a disposizione ha solamente determinati giocatori. Giocatori che comunque... Scusi mister, tutti uguali. Oggi è mister, forse tu, deve bravo, dire una categoria, tutti, no? Tutti uguali, se mo qua si parla di direttori sportivi, tu vedi quello che è tutti... Allora, scusi mister, e dov'era questo allenatore quando è stata formata questa squadra che, come dice lei, faccio fare pure, oltre che ironico, il cretino. Sicuramente era presente. Sicuramente era presente, ma c'è da dire pure un'altra cosa. Faccio un esempio, sì. Su due giocatori, mettiamo caso tra te e lui, la società preferiva lui, l'allenatore, perché la società poteva spendere di meno, poteva fare, dice ok, mi accontento perché alla fine... Allora Alessandro, però se parli così vuol dire che Baroni ha veramente poche colpe, eh? Però no, in base al un po' tutti quanti, sì, non ha, però non ha le colpe maggiori, mi sembra di capire. Sicuramente ha colpe, però bisogna anche distribuirle bene. Le colpe. No, guardate, se mi vuole, e allora se perché, mi vuole scusami, dire, allora perché tutti gli addetti ai lavori, qualcuno sarà più asino, qualcuno sarà più bravo,
ha dato un voto altissimo alla campagna acquisti del Pescara. Ma non mi venite, ecco, bravo, non mi venite a dire che presi uno alla volta, no, aspetta, i giocatori però, del Pescara, Francesco, non sono validi loro per la vengono categoria. Pochissime volte, facciamoli parlare un po' di più. C'hai ragione. Alessandro. Ma bisogna vedere come ognuno di noi vede il calcio. Per me, per come sono abituato, per quello che vedo, per quello che vado in giro, giocatori come sono qui a Pescara ce ne stanno tantissimi in giro. Top player ce ne stanno pochi. Parliamo di Serie B, eh? Sì, Serie B io parlo. Ce ne stanno pochissimi a disposizione del Pescara. Pescara ha fatto una scelta dicendo, ok, cerchiamo di fare un buon campionato con un allenatore che ha fatto bene l'anno scorso e che quest'anno speriamo, che sicuramente secondo il suo gioco ci può portare in una determinata classifica. Quello. Quindi se tutti gli allenatori della B indicano il Pescara in prima fascia, vuol dire che si sono sbagliati tutti? Non è che si sono sbagliati tutti quanti, che comunque bisogna vedere effettivamente come ognuno di noi vede, ognuno di noi riesce a capire se il giocatore. Rosa, io li vedo in una maniera diversa. Sicuramente. Il giocatore lo vede l'allenatore. Anche perché l'allenatore è quello che ci sta più a contatto durante la settimana. È quello che sceglie. Se tu c'hai una squadra, guarda questo principio. Ma l'allenatore non si darà mai la zappa. Se tu c'hai una squadra che ti segna, due persone ti segnano in 8 partite 5 gol ciascuno. Per me quella è una squadra, il resto si aggiusta. Guido, tu che idea sei? Io penso, altrimenti io penso ognuno che tutti hanno ragione tutti, e non si sa chi ha sbagliato. Io penso una cosa, che questa squadra non può essere così asina come l'abbiamo vista in questo periodo a Pescara. Questo lo dicevamo pure l'anno scorso, quando il Pescara di Marino partì essere, bene. Non può essere così asina, perché veramente, ti ripeto, domenica questa squadra era inguardabile, gente come sì, non ha mai giocato. Però non quindi, fissiamoci ma non può essere, su questa sconfitta, Enrico, con il Carpi, perché a prescindere dalla partita con il Carpi, qui abbiamo 9 punti. Ma in generale, qui abbiamo 9 punti. Ma in generale, l'anno scorso, d'estate, tutti quanti dicevano che il Pescara era una squadra d'alta classifica, poi è andata come andata, sì, sia con il primo che con il secondo allenatore. Perché poi l'anno scorso non ci dimentichiamo che era la terza squadra del campionato. Esatto. L'anno scorso, e allora cos'è? L'area di Pescara, male con il primo allenatore, ma è andato male con il secondo e non era un debuttante né il primo e né il secondo. E allora è un mistero, perché se non riusciamo a trovare una motivazione a 3 stagioni deludenti, possiamo capire la prima in Serie A. Sulla strada del tramonto, cosa? No, no, non per esempio, qui c'è Fabio Ferraresi che a Pescara ha giocato, correggimi, forse 7 anni fa. Non c'è stato mai un allenatore serio. 2007-2008, e lì c'erano difficoltà di natura completamente diversa, però c'era una squadra che aveva un'anima, no? E quindi sotto questo aspetto ha ragione Alessandro, no? Quando ci dice, se il gruppo non c'è la squadra, ci sono solo buoni giocatori ma non si crea la squadra, può arrivare anche l'allenatore migliore, ma non si ottiene il massimo da ogni giocatore, o no? Chiaramente io presumo che in questi 2-3 giorni che sono passati, si intercorreranno tra la partita di sabato e quella di martedì, e i giocatori si faranno un esame di coscienza e inizieranno a pensare che poi gli alibi finiranno pure per loro se eventualmente dovessero cambiare l'allenatore. Quindi non credo che giova a nessuno un cambio di una guida tecnica. È normale che quando i risultati non vengono... Forse giova a chi non gioca. Ma sì, come dice Alessandro, sì, noi che abbiamo giocato, quando non giocavamo in quelle squadrette in cui non si giocava, un pizzico, tra virgolette, di gufaggine c'era sempre, perché dici magari stiamo perdendo, cambio di allenatore, torniamo tutti alla pari. Però presumo che sono ragazzi intelligenti, non possono pensare che il cambio di una guida tecnica, magari inconsciamente dicono ok, io gioco, però se le cose vanno male non è bello per nessuno, insomma. Quindi ho chiesto prima a Francesco, lo ripeto a Guido e Federico, la società ha fatto bene a dare ancora una chance a Baroni? Io penso, anzi, presidente Sebastiani, a dire la verità, ufficialmente detto, anche se si perde a Bari, Baroni resta, però potrebbero essere delle frasi di circostanza. Ma io dico, questa frase può essere anche una frase positiva, perché giustamente, come stanno dicendo adesso, il giocatore non può avere sempre l'alibi di essere salvaguardato dall'allenatore che viene però cacciato. Il giocatore che ha gli attributi. Certo, ma questo io infatti ho sempre detto, anche quando allenavo, che l'allenatore, anche quando vincevamo i campionati, l'allenatore, il merito dell'allenatore è sempre un 20%, non è mai, cioè ci vogliono i giocatori, quindi questi giovanotti devono capire che veramente fanno pena. Federico, tu l'avresti riconfermato per Bari, Baroni?
Io l'avrei cambiato per forza, un giorno solo, ci sta, se lo cambi ieri, quello nuovo che arriva, che gli dice? Vabbè, si può anche mettere un allenatore accompagnatore, quindi, intanto si va a Bari, no? Non è che... Cioè, poteva mettere pure a me. Ma il problema è crederci nell'allenatore o meno, perché se ci si crede in Baroni è giusto che gli si dia fiducia. Congedi l'ultima, considerate le circostanze, gli dai l'ultima chance che c'ha. E in tre giorni ha la bacchetta magica per cambiare. Se perde ancora a Bari vuol dire che sono troppe. Guardate, Francesco, sì, poi andiamo da Andrea Costantini e da Valerio. Velocemente, questa storia del gruppo indubbiamente... è importante, importantissimo, non voglio dire fondamentale, perché se metti 11 brocchi insieme possono andare d'accordo quando vuoi, però se non hanno le qualità tecniche, no, e non sono in grado nemmeno tatticamente, diventa tutto difficile. Questo fatto del gruppo, quindi, indubbiamente, perché lo sento dire a te, lo dice lui, lo dicono tutti gli allenatori, gli addetti ai lavori, dice, e poi quando si parla di gruppo è formato se i giocatori sono uomini, sono seri, ma quando io vado a prendere un giocatore, questa è la domanda che io mi pongo e che mi piacerebbe poter porre ai due direttori, perché tra l'altro a Pescara ci sono due direttori, un allenatore e due dirigenti. Ditemi voi, ma ci si informa pure com'è? Io prendo Ferraresi, la prima cosa che fa si pone sul carattere. La prima cosa che ci si informa sul carattere, com'è, come non è e come è un combattivo, ci si informa, è un combattivo, è uno bravo. Se è grosso dice no. Ma io dall'esperienza in diretta ci si informa sempre. Molti si informano su quello che hanno fatto, dove sono stati, cosa hanno vinto. La maggior parte, esatto, degli acquisti secondo me li fanno così. Anche sul carattere, ma io ne conosco uno che fa così, che è Luca Leone, che è impressionante. Luca va a vedere Vita, Morte e Miracoli dei giocatori da ragazzino. E infatti i risultati si vedono. Infatti quello io lo ammiro molto su questo, perché veramente fa delle cose... Vabbè, questo però non è detto che non lo faccia. No, per carità. Io, non andate a dire una domanda. Però per me la maggior parte, io parlo, la maggior parte no, perché va a vedere chi è del grosso, dove ha giocato, ha vinto di qua, che ruolo c'ha, mi interessa all'esterno, quello fa l'esterno, bene o male sui giornali, su quello no, non sempre è sempre bene. Così, adesso dai. Qualche telefonata si fa sugli altri, dice com'è questo giocatore, com'è stato bene, com'è stato male, insomma poi dopo si rapporta all'allenatore che si ha, si chiude. Andrea, si accetta oppure no? Che novità abbiamo dalla regia? Allora Enrico, intanto possiamo vedere un aggiornamento sul sondaggio. Prego Maurizio, sì. Daguì, in testa c'è ora Pasquale Marino con il 50%, poi 25% per Massimo Oddo e 25% per altri. Tra questi altri citiamo, tra le preferenze che sono giunte, Pillon e Di Carlo, più o meno in equa rappresentanza. Poi voglio citare, Enrico, se mi consenti, sì, un'intervista rilasciata a Tutto Mercato da Giorgio Rumignani, intervistato e interpellato l'ex allenatore del Pescara su questo momento, in particolare su Baroni. Dice: scagliarsi contro di lui non ha senso, ora bisognerà vedere la sua resistenza, quanto saprà stringere i denti. Nel mestiere di allenatore bisogna essere anche maestri di sofferenza, ma al tempo stesso occorre pensare anche a qualche stratagemma per cambiare la situazione. Ad esempio, ce ne sono parecchi, bisogna saper toccare le corde giuste e magari provare a fare qualche allenamento diverso per trovare il coinvolgimento di tutti. Io ad esempio mi inventai gli allenamenti in centro ai Giardini. Mi fermo qui. Era un altro calcio però. Era evidentemente sì, un altro calcio. Comunque Enrico, se vuoi abbiamo anche diversi messaggi da poter leggere. Quando vuoi, allora, leggiamoli subito e poi andiamo in pubblicità. Okay. Allora, prego Maurizio Daguì. Allora, non ce la faccio più, Batoste, solo Batoste, che pena. Avanti. Baroni inadeguato, che aspetta la società a cacciarlo? E poi ancora. Non so se augurarmi di vincere domani sera o perdere, forse è meglio perdere, se no Baroni resta. Molto ironico, insomma, nei confronti di Baroni. La società è la vera colpevole di questa situazione, in 3 anni non hanno azzeccato nulla. E poi qui ancora. Si fa un po' il discorso di Federico. È vero o non è vero che Caldoro, Edmondo e De Cecco sono andati via per Sebastiani? E poi ancora, secondo me il problema è la rosa, difesa soprattutto di scarsa qualità e alcuni giocatori sono svogliati, per non parlare del caso Guana, qualsiasi allenatore stenterebbe, che macello. Allora ci possiamo fermare qui intanto perché ci sono già 3-4 richieste, chi vuol rispondere alla domanda che ci faceva il telespettatore sui vecchi dirigenti che sono andati via per colpa di Sebastiani? Qui poi
si amplificano altre notizie. Esatto. Fare il processo al passato. Chi te la dice la verità? Mai nessuno ha detto che se non è uscita, se giustamente il telespettatore ancora si interroga su questo, significa che mai nessuno ha dato una risposta. È come se io mi metto adesso a chiedere scusa, questa squadra, chi l'ha costruita? Arriverà qualcuno da qui a lunedì prossimo a darmi una risposta? Pure io i miei rimpianti, rimpiango ancora Marinelli, ma 20 anni fa. Sul caso Guana, che idea vi siete fatti, Guido Colangelo? Io non ho proprio nessun tipo, non lo so, questo si non lo sa nessuno, quindi non so se sono fuori. Stiamo alle dichiarazioni del giocatore, per problemi personali. Non so, speriamo che non sia niente di grave. Si può prendere atto, non ci sono problemi di salute, questo l'ha detto Paroni, i familiari, né di familiari, per fortuna. Tu Federico? Ma io non credo che sia solo un problema familiare, no? Se fossi brasiliano penserei subito alla Saudade, siccome è italiano non penso, penso che qualcosa, siccome poi il tipo che ha litigato sempre da tutte le parti, vuol dire che stavolta non avrà litigato, ma se lo sarà messo dentro quello che non gli andava giù e sono andato. La verifica a quello che sto per dire, sì. Si vedrà un altro anno, io ho pensato che forse non ha più voglia di giocare. E allora è uscito in maniera che uno si alza la mattina e decide di non giocare. Può darsi che già aveva maturato qualche idea, rimandare, è arrivata l'offerta del Pescara, è uscito da gran persona, perché uno che c'ha un contratto per altri Fabio 2 anni resta qua tranquillo a svernare. Ci sono stati dei presidenti che conoscete in questo senso, qualche giocatore che ha deciso così all'improvviso di lasciare anche un contratto abbastanza importante? No, io oltretutto poi ho chiesto, perché comunque ogni tanto al campo vado a vedere, mi hanno detto che il ragazzo aveva palesato un po' di insofferenza, insomma, forse ha perso un po' di stimoli, un po' di voglia di lottare, di sacrificarsi, di dare questa vita. Saturo mentalmente? Sì, probabilmente sì. Lo vedremo in più qualche anno. Altro problemino a livello di ambientamento familiare, così so io. Però io pensavo che fosse un leader, però non ha dato mai questo. Alessandro, che sintomo è questo per il Pescara? Beh, sicuramente non è una buona cosa, specialmente in questo periodo, visto che si va a accumulare anche. Non so, avrebbero dovuto parlarci di più i direttori, ma i compagni. No, su questo è una cosa decisa dal ragazzo. Può darsi che veramente la mattina si è svegliato senza che nessuno sapeva niente, è andato al campo e ha detto: io da oggi in poi non vengo più, perché problemi personali, è la cosa più semplice da dire. Ti chiedo anche quello che ho chiesto a Fabio, ti è mai successo di avere un compagno? No, ci stavo pensando anche questi giorni dietro per vedere se era mai successo, no, però se veramente ha fatto una cosa del genere è da fargli i complimenti, perché ha tirato fuori gli attributi che molti di noi molte volte non. Forse era lui il leader di questa squadra? Forse sì, forse no, non lo sapremo fino a fine campionato. Pubblicità, torneremo in studio tra qualche istante, a tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ora 21 e 50 minuti, allora torniamo un attimo in regia da Andrea Costantini per l'aggiornamento sul sondaggio che, ribadiamo, è stato indicato in questa maniera, cioè abbiamo citato nell'eventualità di un esonero di Baroni i due sotto contratto attualmente nella Delfino Pescara, non per perorare la causa di un Pasquale Marino o di un Massimo Oddo, perché c'è anche la voce altri, quindi come preferenza è una nostra così curiosità nel vedere cosa vorrebbe la Pescara Biancazzurra. Andrea. Sì, allora stiamo aggiornando proprio online. Allora vi dico intanto che Marino è sceso al 40% ed è sceso anche Massimo Oddo, che ora è al 20%. Salgono le quotazioni di altri 40%, e tra questi altri vi abbiamo detto prima di Pillon e di Di Carlo, è spuntato anche il nome di Nicola, l'ex allenatore del Livorno, quindi salgono gli altri con l'ultimo nome, quello di Nicola, in leggera flessione sia Marino sia Massimo Oddo. Bene, mi hanno detto che c'è una telefonata in regia già pronta. Sì, pronto TV6? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera a tutti, sono Maurizio. Buonasera Maurizio, salve. Buonasera, intanto volevo dire che Guana si è ritirato dopo aver sentito parlare Colangelo. Guana si è ritirato?
dopo aver sentito parlare con l'Angelo. Perché cosa ha detto con l'Angelo? Scherzi a parte. Ah. Ricordo che Baroni, al pari di Marino, è stato accolto dalla piazza con molto entusiasmo. Marino ha fatto delle richieste tecniche alla società ed è stato accontentato, al pari di Baroni. Quindi la società, sotto questo aspetto, nulla può essere imputato. I risultati dicono che queste scelte non sono state azzeccate, ma col senno del poi è troppo facile. Intanto la società continua a pagare regolarmente tutti gli emolumenti. Ma su questo fatto credo che anche Federico, che prima sosteneva della scelta sbagliata degli allenatori, ha evidenziato comunque la serietà nell'amministrare questa società, proprio con il bilancio pulito, no? Perfetto, perfetto. Allora, si ritiene giusto cambiare, ognuno deve avere il dovere e il coraggio di fare nomi, se no si parla di aria fritta. Siccome il tuo parterre di ospiti è competente, aspetto di sentire nomi e cognomi alternativi. Beh, vabbè, però nel calcio ognuno, l'ho detto anche prima, si fa un'idea, si fa così, sceglie un nome di un allenatore, ma questo spetta soltanto ai tecnici, no? E sì, ci sì, sono sì, direttori, ma... ci sono dirigenti che hanno questa responsabilità, altrimenti qui usciranno 20 nomi e poi ognuno sì, può dire la sua, no? Però Enrico, sai cos'è? Che si continua a criticare, ma non si fanno nomi. Allora, diciamo... Io l'ho fatto i nomi, ma l'ho fatto così. Non spetta a un giornalista, a un consesso, a un tifoso fare il nome e scegliere l'allenatore. L'allenatore lo sceglie la società, lo scelgono i tecnici che stanno in società. Non è che io posso scegliere l'allenatore. È un bel ragionamento. Francesco non può scegliere l'allenatore. È normale che questa è una responsabilità che spetta alla società. Qual è la responsabilità? Se fate il referendum tra i tifosi e scegliete l'allenatore. Scusate. Un'idea nuova è la sua. Scusate, io rispetto e stimo De Carolis, però se voi continuate a parlare di come si deve fare, come si doveva fare, ma non fate nomi, noi non riusciamo a capire chi piacerebbe a voi che venisse a pescare. Noi possiamo fare un elenco di allenatori che vanno bene, ma ce ne stanno 10. Dopodiché che fa? Lo scelgo io l'allenatore, lo deve scegliere, allora, stanno 10 nomi, allora, se lei prende l'elenco, va su. Se va su internet ne trova anche di più. È un compito. Allora fai se elenco i 10 nomi e poi te ne assumi la responsabilità. Ma no, ma questa è una responsabilità, scusami Maurizio, una responsabilità che non è di nessuno. La scelta non posso parlare io, non sono un dirigente. Parlo di competenze. Esatto, proprio per il rispetto dei ruoli, la società sceglie un allenatore e poi si giudica il lavoro dell'allenatore, no? Ah, si giudica dopo. Certo, non si può giudicare prima. Due direttori sportivi. Perché attenzione, bravo. Quando viene criticato Baroni, viene criticato per quello che ci sta facendo vedere qui a Pescara. Poi ogni allenatore nella sua carriera può avere pagine positive e pagine negative. Qui non si sta affermando che Baroni non è un attento allenatore o un bravo allenatore. A Pescara ci sono stati allenatori famosissimi che hanno sbagliato, Mazzone, Castagnere e tanti altri. Non vuol dire che non sanno fare il proprio dovere, non sanno fare il proprio lavoro. A Pescara hanno fallito, anche noi nel nostro lavoro quotidiano possiamo sbagliare dei servizi, delle conduzioni, ognuno fa la sua attività e non è impeccabile. Nel calcio ovviamente soltanto l'allenatore paga per tutti, anche se ci sono responsabilità diverse. Perfetto Rico, allora aspettiamo la fine del campionato prima di dare in testa alla società, perché mi pare che si dia in testa alla società prima di avere dei risultati. Quando va bene, grazie Maurizio. Allora andiamo da Valerio De Carolis dalla redazione di ForzaPescara.com. Non so se poi Francesco e gli altri vogliono commentare questa situazione. Rico, sì.
Sì, intervengo un attimo perché intanto il Bologna è passato in vantaggio sul Trapani, ha segnato Laribi. Poi abbiamo un altro aggiornamento, l'abbiamo visto in sovrimpressione, perché salgono ancora le quotazioni, in particolare di Nicola, perché questo Altri che ora sta lievitando al 44%, molto dipende da Nicola, che negli ultimi minuti sta guadagnando consensi, soprattutto attraverso gli SMS. Quindi continuate a scriverci o comunque a segnalarci i nomi anche attraverso le telefonate. È ovvio, Andrea, sovrimpressione. Che è ovvio, e ti ringrazio per questa precisazione, che la società né si deve far condizionare, ma non lo farà sicuramente, dal sondaggio dei tifosi, perché questo è così un momento di curiosità con i nostri amici che ci seguono da casa, perché sicuramente la società non si lascerà condizionare, e ci mancherebbe, da questo sondaggio. Prego, Francesco. Possono arrivare 2000 messaggi, sì, infatti, che su Nicola, la società chiama Nicola e Nicola dice: non sono interessato, grazie, arrivederci, no, e casca tutto il castello. Io prima questo volevo provare a dire all'amico Maurizio che ha telefonato poco fa. Noi possiamo pure farli, ecco, l'importante è che ci sia 7-8 nomi, unità di intenti. No, ma poi è la società, ossia il presidente, Iannascoli, Pavone, ripeto, tutti e quattro insieme singolamente, non me ne frega niente, non lo so, però lo voglio sapere, che chiama di una lista di 10 nomi, perché quelli sono, no? Però adesso vorremmo nomi, dedicare l'ultima mezz'ora a Bari e poi Pescara, parlo con quei tre entrare... e poi mi faccio un'idea e si sceglie, non è che uno sceglie così perché la mattina adesso si entriamo alza. Nel vivo di Bari Pescara. Valerio, invece, dal portale forzapescara.com, qual è il termometro? Il termometro è con la febbre molto 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 alta, perché si parla ovviamente dell'allenatore, anche del Toto allenatore. Qui i nomi più riportati sono Marino e Oddo, si parla anche della figura del direttore sportivo e del direttore generale, che appaiono ai tifosi praticamente inesistenti. Poi ci si pone delle domande anche sulla società, si fa la domanda: ma sono passati 6 allenatori ed il problema è sempre solo l'allenatore? Quindi ve la giro anche a voi un po' questa domanda. In più si parla anche di moduli. Scusami, perché... Valerio, la puoi ripetere? Perché non sì, abbiamo sì, letto. Guardate, la zoom qui. Ah, quattro... ecco, scusate, ma dopo Stroppa, Bergodi, Bucchi, Marino, Cosmi e Baroni. Esattamente, davvero credete che il problema sia l'allenatore. Beh, ovviamente. Lo diceva Federico all'inizio della trasmissione, che sono passati tanti allenatori, non credo che siano tutti incapaci. Scusa, in regia potete rimettere quel cosetto con sì. I nomi, se no non mi ricordo. Allora, Stroppa allena? No. Dove sta? Bergodi allena? No. Bucchi allena? No. Marino allena? No. Cosmi non allena? Baroni sta andando male. Quindi può pure essere, davvero credete che il problema sia l'allenatore? Quindi può pure essere che il problema non è l'allenatore, io rispetto le idee di tutti. Però se mi metto a pensare cosa hanno fatto questi a Pescara, cosa avevano fatto negli anni, nei 2-3 anni precedenti, perché io posso prendere un allenatore che negli ultimi anni è andato male, però dici nei 10 anni prima è andato bene, sì, ma se sta andando quindi male da 2-3 anni... vuol dire che sta sbagliata la scelta. La scelta degli allenatori, sì, esatto. È d'accordo, Guido? Ma ce lo dice quello che stanno facendo questi. Guido. Quello che hanno fatto a Pescara e quello che stanno facendo. Beh sono d'accordo, sono d'accordo. Se no, come giuro che avranno veramente toppato in questi ultimi anni, soprattutto con questi allenatori che poi sono stati presi in maniera così troppo avventata, gente che o forse nel momento sbagliato. Nel momento sbagliato, nei momenti più critici, sai, è sempre complicato poi. Negli ultimi 3 anni Pescara è diventato un'isola infelice. Complicato. Velocemente c'era un altro bel messaggio. Dimmi. La parte finale. Ma il DS e il DG, i direttori, dove sono? È una domanda che fai a chi? No, cioè, ce la facciamo fra di noi. No, stava lì. Mo eccolo, quando mi fa così, quello mi viene in mano. Vabbè, eccola qui. Già ho preciso. Dove sono? Ma, in che senso? Non li sentite più nelle dichiarazioni? Non, la stessa in situazioni come queste, figure importantissime sono il DS e il DG. Vabbè, ma dove lavorano... sono? Chiede il telespettatore, me lo chiedo anch'io, evidentemente saranno Alessandro dall'esterno, su questa valutazione di Francesco, che ti senti di dire sui direttori? Anche loro hanno il loro compito. Parliamo di due, scusi, ti interrompo, di due persone che, ripeto, lo abbiamo avuto negli ultimi 20 anni qua e sappiamo, conoscitore bravo di calcio a livello giovanile, poi non ne parliamo. Pavone parla per lui la storia. La società è pronta. Ecco, Alessandro ci diceva Pescara, che sono 2 anni che ha avuto tutti e due nella sua carriera, no? Sì, ce l'avevo tutte e due. Pavone ce l'avevo da Salerno.
Dove grande direttore l'ha sempre dimostrato. Appunto. Io parlo di quello che ho avuto io. Esatto. E ripeto, come allenatore e poi come direttore sportivo, che dove gli devo molto anch'io, perché comunque mi ha scoperto anche a me facendomi giocare tra professionisti e lanciandomi nel calcio che conta. Sia da quindi per chiudere, cioè, la società non ha colpe. Baroni forse ha delle attenuanti. I direttori sono bravi. I giocatori sono tutti bravi ragazzi, tutti quanti, al primo all'ultimo, amore mio. I direttori sono bravi. Come si esce allora da questo? La colpa è di tifosi, la colpa è di tifosi. Ma quali stupidaggini, sì, ti piace, hai fatto tre interventi e non hai detto nulla, risentiti. Ho esordito in questa maniera dicendo questo. Che intanto a Pescara dobbiamo dimenticarci Zeman e Galeone. Infatti, e quindi, io non chi lo sta dicendo di ricordarci di Zeman e Galeone? No, questo è un problema, perché la prima volta che uno sbaglia dice ma ai tempi del passato. Non l'ho sentito dire il problema più. Sono i giocatori, che ne parliamo veramente poco. I giocatori bisogna dare una svegliata, o stanno troppo bene a Pescara e quindi l'aria è troppo sono buona, viziati? Sono viziati, sì. Gente che non fa il sacrificio, come diceva giustamente prima lui Alessandro. Sì. Gente che non fa gruppo, gente che non soffre veramente, capito? Oppure i discorsi sono in troppi e quindi questo. Ti voglio interrompere. Tipo, tra i compiti del direttore sportivo e del direttore generale c'è anche questo: di collaborare con l'allenatore a seguire i giocatori. Sì. O no? Perché? O ci stanno solo per fare il calciomercato? No. Ci sta di tutto. Allora appunto. Però quindi allora cominciamo. La voce, Francesco, tanto siamo in pochi. No, era per dire. Ma tanto, il problema non è semplice, Francesco, capito? Gestire 25, 27, 28 persone è complicatissimo. Quindi però so ci rifacciamo al discorso che faceva Alessandro della mancanza di un leader. Fabio, tu sei stato giocatore del Pescara, ma sta sempre alla professionalità del giocatore, non è che ti puoi permettere di fare quello che vuoi in questa città, anche perché ci sono momenti e momenti eventualmente, no? Ma sicuramente sì, ma penso che oramai i giocatori avranno capito che io penso quello che è successo sabato. Anche, scusa, anche questa storia di stare dietro al giocatore era un discorso che si faceva un po' di anni fa. Il controllo dietro nel senso collaborare con l'allenatore, forse lo farà, noi per l'amor di Dio. Fabio, che abbiamo un altro telespettatore in linea a guidare la io squadra. Enrico, voglio soltanto dire che se ai giocatori non gli entra qualcosa, non gli scatta qualcosa in testa dopo che sabato la curva dopo 20 minuti del secondo tempo ha abbandonato lo stadio, vuol dire che c'hanno veramente poco dentro, cioè. Per un giocatore penso che sia la cosa più avvilente. E lì non puoi farci nulla. Penso sia la cosa più avvilente vedere un tifoso che abbandona lo stadio. No, lì non l'ha lei. Se non hai giocatori con queste caratteristiche. E quindi domani vedremo se hanno qualcosa da dare ancora a questo allenatore e alla piazza soprattutto. Adesso tra poco entreremo nel vivo di Bari Pescara. Un'altra telefonata. Pronto TV6? Pronto. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Armando da San Buceto. Buonasera signor Armando, prego. Senti, volevo salutare Fabio Ferraresi, che è un professionista serio. Quando è stato a Pescara era veramente un bravo ragazzo e quando è uscito dal campo la maglia era sudata. Io oggi ero in giro col furgone e ero nei pressi Dragonara e ho visto l'autobus del Pescara e ho detto, ma faccio un giro nel parcheggio giusto per vedere com'era la situazione, com'erano gli umori, e ho visto il signor Maniero, Politano, Grillo e Pucino che ridevano, scherzavano. Noi ci incazziamo, sabato e domenica incazzati, avendo preso 5 gol. E loro ridono, scherzano, non se ne fregano niente. È normale? Che voi state lì, è inutile che state in diretta a dire le polemiche, le cose. Senti, questo non se ne fregano niente. Domani ci prendono 3-4 gol. Non ma se infatti ne fregano. Stavamo buonasera. Dicendo che dipende da doti che i giocatori dovrebbero avere, un senso di responsabilità, un senso di appartenenza che probabilmente non fa parte di questo gruppo, no? Ma tanto c'è sempre un mercato di gennaio e se la società è forte potrebbe rifare anche la piazza pulita. Deve levare tutti quanti. No, ma gennaio tutti. Questo non serve a nessuno. Io lascerei solo Nilsen, che non lo fa neanche giocare. Va bene, allora, grazie. Non vuol dire che adesso se si sorride, non è che andiamo a un funerale a Bari. Però c'è da dire pure un'altra cosa, che Pescara, se non viene il giocatore, io parlo sempre prima dell'uomo perché per me è importante questo, se non viene l'uomo a Pescara è una città esigente, Pescara non è una città come Cittadella,
come altre, come Entella, dove c'è l'Entella, dove, insomma, diciamo città che sì, si accontenta, ma Pescara non si accontenta. Pescara pretende perché ha sempre giocato a calcio, è sempre stata in categoria e ha sempre avuto buoni giocatori come buoni allenatori. Perciò i giocatori che vengono a Pescara innanzitutto devono pensare a questo, che non vengono qui a svernare oppure a passare il tempo, questo è sicuro. Allora, il sondaggio che ci sta proponendo Andrea Costantini vede Marino al 39%, Massimo Oddo al 18%, altri 43% e tra gli altri le preferenze maggiori le sta ottenendo Nicola. Intanto oggi, prima della partenza per Bari, il tecnico Barone ha tenuto la sua consueta conferenza stampa. Sentiamo qualche passo e poi la commentiamo. No, era preventivato questo. Non è, il ritiro è stata una mia decisione perché volevo venire qui con i ragazzi, stare insieme, e, come ho detto, cercare di, in primis di vivere insieme questo momento, non sicuramente di trovare consapevolezza della prestazione che avevamo fatto. E poi abbiamo fatto allenamento, siamo tornati qui, abbiamo mangiato, siamo stati insieme fino alle 3 e ho dato libero fino a stamattina perché sapevamo di partire per il ritiro. Quindi il ritiro era programmato così, non è stato un cambio di programma. No, ma io le parole del Presidente credo che sono venute anche dopo un confronto. Il guardare in faccia a nessuno non è questo. Noi siamo qua... stiamo cercando di costruire una squadra, no? che è stata rasata, nel senso è stato cambiato tanti giocatori, no? Qui non è che ci sono, è rimasto un blocco, no? Quindi in queste situazioni non guardare in faccia a nessuno vuol dire che in questo momento dobbiamo tutti renderci conto chi più, chi meno, chi è importante, chi... Io rispondo, ci stavo arrivando, se mi dà un attimo il tempo. Il fatto, noi qua siamo partiti, no? Con un obbligo, credo, morale da professionisti, che è quello di lottare su ogni pallone, va bene? Che è la cosa è la cosa più importante. Questo, se chi non ha questo atteggiamento, poi le partite si possono giocare bene o male, si può vincere o si può perdere, però quello è l'aspetto che non deve mai mancare in questa categoria, è impossibile. Ecco, le scelte sono rivolte in quel senso lì. Ma non mi sembra, scusate, allora scusate un attimo, io vorrei fare un piccolo passo, no, ma scusate un attimo, se nel momento in cui perché nel calcio siamo bravi, no? A dire l'allenatore poi diventa tutto troppo bravo oppure prima è troppo... No, allora, se con Entella e Crotone sono state fatte scelte, va bene, che sono state apprezzate, ok, da voi, dalla stampa, scelte anche che nessuno si aspettava, ok, va bene, non voglio ritornare indietro sui nomi, è perché l'allenatore è attento e non guarda in faccia molto a quello, ma cerca di andare negli equilibri a fare delle scelte in funzione della prestazione, di chi è acceso nella testa, di chi ha voglia, di chi vuole mettersi in discussione, di chi ha fame. E se in questo momento volete dei nomi, mi sembra che io non sono, ecco, volevo venire dietro a questo discorso qua. Non è che in 3 settimane l'allenatore che prima faceva delle scelte ora non le fa più oppure ha paura di fare certe scelte, no, rimane lo stesso allenatore. È chiaro che ci sono degli equilibri di gruppo, di squadra, ci sono tante situazioni, ci sono problematiche anche di organico, cioè mi viene sabato, dobbiamo fare la conta anche per arrivare a portare un gruppo di ragazzi ad effettuare una partita del genere. Quindi io personalmente rimango attento e concentrato su tutte queste situazioni qua, volevo solo dire questo in maniera, ma non...
Allora, prima di commentare quanto ha detto Baroni, ricordiamo che a Bari la partita domani sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova, non ci saranno gli squalificati Sciaudone e Sabelli nel Bari e Aresti nel Pescara per una giornata. Non è stato convocato Lazzari. L'altra notizia della giornata riguarda questo grave infortunio per Antonino Ragusa del Vicenza, la rottura del crociato anteriore della gamba destra, quindi stagione finita per Ragusa, si è infortunato a Catania, ovviamente gli facciamo gli auguri di una prontissima guarigione, anche perché è sempre un giocatore a metà del Pescara. Alessandro, su queste dichiarazioni di Baroni, che ha cercato di puntualizzare alcuni aspetti, ti trovi d'accordo? Sì, specialmente sull'ultima parte che ha dichiarato, sul fatto che dice dobbiamo fare la conta anche, dice sì, la rosa ci sta, per carità, però dobbiamo fare la conta poi dopo il sabato di chi abbiamo. Che ho rivisto anche un po' la formazione, aveva 4 se non sbaglio primavera in panchina, e il discorso ritorniamo a quello di prima, come li muovi ti manca sempre qualcosa per cerchiare. Vabbè, quindi non basta nemmeno una rosa così ampia. No, per carità, basta, però ci sono anche adesso, oltre al danno, anche la beffa, nel senso tra gli infortuni, squalifiche e via dicendo, insomma, ecco, stanno danneggiando ancora di più l'operato dell'allenatore. Vorrei sentire subito Davis Mangia e poi sentire Ferraresi, perché anche Mangia è preoccupato per questa partita. Secondo lui arriva l'avversario peggiore per il Bari. Andiamo a sentire il tecnico dei Galletti. Dobbiamo giocare una partita con grande intensità, con un atteggiamento propositivo, e metterla sulle nostre caratteristiche e non andare o farci portare su dei ritmi o su delle giocate o dei temi che non ci servono o non rispecchiano le nostre caratteristiche. Sabato siamo andati a giocare su un terreno più adatto all'avversario rispetto a noi, e non parlo di terreno, parlo di terreno di tipo di partita. Penso di poter dire, per come la vedo io, è il peggiore avversario che potrebbe capitarci in questo momento, perché arriva da un risultato negativo, però ci arriviamo anche noi, e quindi sempre per non collegarsi alle culture degli alibi, tutte e due arriviamo dal risultato non positivo e tutte e due vogliamo ripartire. Bisogna avere quella fame, quella voglia di ripartire più degli avversari. No, noi dobbiamo sempre avere, che abbiamo già avuto, e dobbiamo sempre avere le caratteristiche che in questo campionato non devono mai mancare. Cioè l'intensità, l'agonismo, l'essere lì su tutte l'attenzione massima in tutte le situazioni, dalla più semplice alla più complicata, e a quel punto emergono gli altri valori. Ferraresi, allora Mangia mette le mani avanti o ci crede veramente a una squadra che può creargli problemi? Ma ha dimostrato come tecnico di avere comunque sia conoscenze, quindi lui ha detto una cosa giusta, ma l'ha detto anche per pungolare, presumo, la sua squadra, no? Perché non vorrà sicuramente che, vedendo il risultato di 0-5 casalingo, dicono ok, arriva il Pescara, vinciamo a mani basse. L'ha detto per tenerli attenti e per preparare la partita nel migliore dei modi. Fermo restando che sa benissimo che comunque il Pescara ha dei valori oggettivi che potrebbero rivenire fuori da un momento all'altro, quindi siccome noi ci auguriamo la partita della svolta, se il Pescara gioca come sa giocare, potrebbe mettere in difficoltà il Bari. Ecco Alessandro, tu che sei stato giocatore del Bari, può questo palcoscenico, 20.000 spettatori, dare almeno qualche motivazione in più al Pescara? Sicuramente, perché comunque è un bello stadio. Io ho avuto 2 anni bellissimi lì. Dal 99 al 2001? Sì. Abbiamo fatto una delle ultime partite con la Roma dove c'erano quasi 60.000 persone, diciamo. Però ecco, è una carica per il Bari sicuramente, ma deve essere anche uno sprono per il Pescara, perché andando a giocare in un campo del genere devi capire una cosa, che sicuramente
ha qualcosa in più la squadra di casa, ma se la squadra di casa non va bene è tutto il contrario. Guido, meglio giocare su questo campo difficile? Io penso di sì, perché gli stimoli sono molteplici e quindi un campo importante, uno stadio da Serie A, quindi dovrebbe svegliare un po' gli entusiasmi sopiti da questi pigri giocatori del Pescara che veramente, se non ci riescono in 20-25 mila, non so quando saranno martedì, domani, vuol dire che sono proprio gente morta, insomma. Tu cosa faresti? Entreresti nello spogliatoio? Io li punirei, non so come, in quale maniera, ma... Ecco, anche questo fatto del ritiro che ci ha detto Baroni, sì, stare a cena insieme. Questo, per esempio, non lo accetterei mai. Il ritiro, io sarei andato direttamente in ritiro a Bari per 3 giorni e se non vinciamo non vi riporto manco a casa, stiamo in ritiro fino alla fine dell'anno, insomma, voglio dire... Alla Gaucci maniera? Sì, io penso di sì, perché oltretutto non ha senso con questi giocatori. Quanti ritiri hai fatto, Alessandro, con Gaucci? Tanti. Ma servivano o no? Sì, purtroppo, certo, un malincuore, sì. Devo dire servivano. Fabio, tu eri contro i ritiri? No, era un momento di congregazione in cui comunque sia stavi con i ragazzi. Una volta poi non c'erano tutti questi le PlayStation, iPhone e quant'altro. Si stava assieme, si giocava a carte, si parlava. Era anche un modo per... Si faceva gruppo. Si faceva gruppo, certo. Sì. Ecco, forse questo era un provvedimento che poteva prendere la società, certo. No? Anche se il tecnico non era d'accordo. La forza della società anche in queste cose si può valutare. Io sto pensando, no? Che se uno non ha carattere... Allora, però Alessandro, che stava un giocatore, sì, ci ha detto servivano. Se uno è un po' troppo emotivo, non ha carattere. Ma parli del ritiro o di giocare a Bari? Per giocare e giochi davanti a 20-25 mila persone, secondo me sa butta l'urinare perché si caca sotto. Ma non è che, ma non è una squadra. No, che sto dicendo, non lo so, mi viene da pensare questo, perché questa se tu è una sei squadra che se gioca alla fine, se gioca come dovrebbe giocare, speriamo che Francesco, il problema vedi anche con la curva vuota, come giustamente diceva Ferraresi prima, con la curva vuota dovevano sentirsi, non se ne sono neanche accorti probabilmente. Io dalla tribuna ho visto che lo stadio si è vuotato e quindi oltretutto hanno peggiorato ancora di più la situazione dal punto di vista entusiasmo. Quindi davanti al ritiro probabilmente cosa. Se questa squadra si sveglia, si fa, può fare risultato dappertutto. Cioè, questa comunque... Mi sembra di capire, Alessandro, che tu le maggiori responsabilità le dai alla squadra, ai giocatori. Sì, sempre. Anche perché sono loro i principali attori, quando stanno in campo. Noi possiamo dare delle indicazioni, possiamo dire dell'altra squadra, ma i veri artefici sono loro. Come Fabio, tu hai vissuto momenti simili? Come quando nella tua carriera? Guarda, io ho fatto una carriera modesta, molto. Una carriera di Serie C. Pescara ti comunque ricordano sempre, sì, in maniera splendida. Sì, ho fatto una carriera di Serie C, però mi ricordo che comunque sia un denominatore comune era che quando c'era un periodo negativo si voleva e si doveva per forza venirne fuori. Ora, quello che vedo io in questo momento è un po' una squadra, come hanno detto pure qualcuno qua stasera, un po' assopita, un po' che sia quasi seduta sul fatto che Pescara si sta bene. Ma la sveglia chi la deve dare? La sveglia la deve dare sicuramente chi è all'interno dello spogliatoio, quindi in primis l'allenatore e tutto il contorno che circonda la squadra. Però se non trovano loro le motivazioni, la voglia... Quindi ognuno deve trovare le motivazioni. La sveglia la deve dare l'allenatore, la deve dare il direttore sportivo, qua ce ne stanno due, la deve dare la dirigenza e qua ce ne stanno Francesco, due. Scusa. Sono in cinque. Scusami. Guido, e poi andiamo in pubblicità prima dell'ultima fase. Sì, questo è molto importante. Però la sveglia se la devono dare loro i giocatori, loro stessi, perché se viene l'allenatore o i direttori e vogliono dare la sveglia la più potente che tu possa pensare, il giocatore, quando esce il direttore e l'allenatore, fa una pernaccia, dice ma sì, ma la sveglia si può dare anche con il dialogo, è stare all'interno attenzione del gruppo, cioè il leader, la persona che piglia in mano la situazione, la persona che piglia il compagno e lo sbatte al muro, lo stesso compagno dice amico, qui perdiamo tutti, se tu fai lo scemo devi andare fuori dalle scatole, questo è il gruppo vero, non le chiacchiere, il professionismo falso di cui se ne parla sempre e deve finire sta storia, insomma, questo è il gruppo. Se no è inutile che parli, l'allenatore o il direttore, noi abbiamo detto all'inizio che non sappiamo se c'è o non c'è, deve provvedere all'allenatore, devono provvedere i direttori, ma ripeto, ma mica solo entrando e facendo la voce grossa, perché tu lo puoi anche facendo la voce grossa, però no, ma oltre che di solito in casa del genere, no, facendo la voce grossa, il ritiro, punizione, Sant'Anna, Madonna,
ma lo si può magari arrivare allo stesso. Federico, non ci credi tu a queste cose? Dialogo. Parlando con il Federico non ci crede, ha detto... Sì. Non è che ci crede, che credo, il Pescara deve trovare in se stesso la voglia di... È Pescara come squadra però, è questo stiamo dicendo. Andiamo in pubblicità, poi ultimi messaggi, ultime indicazioni anche sul sondaggio, tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. La concessionaria Iveco, Adria Car, ti invita a provare il Truck of the Year 2013. Scopri il nuovo Iveco Stralis Highway da Adria Car, concessionaria Iveco. Info su www.adriacar.it. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno.
Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22:27 minuti, quindi abbiamo ancora 3 minuti di trasmissione. Prego a tutti di essere brevissimi, a partire da Andrea Costantini che ci deve aggiornare sul risultato dell'anticipo, sul sondaggio e gli ultimi messaggi. Andrea. Allora, è finale al Dall'Ara, il Bologna ha battuto il Trapani 2-1, gol partita nella ripresa di Laribia. Andiamo a vedere il sondaggio e il risultato definitivo, chiudiamo qui. Allora, Marino 43%, Oddo scende di molto al 5%, in salita altri, e tra questi, come tu ricordato in precedenza, le maggiori preferenze per Nicola, seguito da Pillon. Quindi questo è il risultato definitivo. Quindi mi hai detto prima Nicola, Pillon e Di Carlo, giusto? Esatto, esatto. Nell'ordine queste sono le preferenze che si possono computare all'interno di altri. Possiamo vedere i messaggi che sì, sono rimasti da leggere rapidamente. Ecco qui, non è da Sebastiani e l'ex speaker guidare una società come il Pescara. Avanti. Sono Sergio Mancini, vi faccio notare, collega di Radio Delta 1, vi faccio notare che sabato Baroni ha detto che in 11 la squadra gli è piaciuta, in 11 il Carpi si è presentato due volte davanti al portiere con Mbakogu e il Pescara non ha mai tirato in porta. A Bari doveva andare il tecnico della primavera. Un abbraccio. Ancora avanti. La realtà è che da anni si prendono giocatori sponsorizzati da procuratori senza valutare l'aspetto tecnico umano. E poi ancora, il problema è che Sebastiani parla troppo, influisce troppo nelle scelte dell'allenatore. La prova provata è che dopo la sconfitta di Vicenza ha detto che Baroni è catenacciaro e puntualmente Baroni ha alzato la difesa. Sei allenatori cambiati, ci sarà un motivo? E poi un ultimo messaggio ancora da leggere. Buonasera, per favore, ma che calcio avete visto? Non c'è più Zeman, Immobile, Verratti, Insigne, giocatori attuali di Lega Pro. Di Francesco, vero, una questione di giocatori, esempio Allegri che giocatori allena, Del Teramo che mi dice, eccetera eccetera. Vabbè, chiudiamo qui, Enrico. Sì, allora, se riordiniamo un attimo i messaggi, perché c'è il collega Sergio Mancini di Radio Delta 1 che diceva sulle dichiarazioni di Baroni che in 11 contro 11 aveva creato problemi al Carpi. È vero, problemi non ne sono state create davanti alla difesa emiliana, anzi è stato il Carpi con Bakogu a rendersi pericolosa. A Bari doveva andare il tecnico della primavera, vabbè, questa è una valutazione del collega Sergio Mancini. Poi sugli altri messaggi, ecco, se li rivediamo perché la memoria non ci aiuta in questo momento, siamo proprio in chiusura di trasmissione. Vabbè, sul fatto che non è da Sebastiani l'ex speaker guidare una società come il Pescara, adesso stiamo un po' esagerando, perché se le critiche vanno rivolte alle scelte, alle decisioni, ci può anche stare, ma sotto l'aspetto finanziario, amministrativo e di gestione nulla si può dire a questi dirigenti. Sul fatto, ecco, che si prendono giocatori sponsorizzati da procuratori senza valutare l'aspetto tecnico umano, qui torniamo al discorso che faceva forse Alessandro Del Grosso. Stanno incidendo molto i procuratori, Guido e Federico? Io penso... Ma adesso il calcio è in mano ai procuratori. Quindi bisogna azzeccare il procuratore per poi andare a scegliere il giocatore. Il giocatore, il procuratore. Altro messaggio, scusami Maurizio se te lo faccio ripetere. Vabbè, sul fatto qui il tifoso sostiene che Sebastiani dà degli indirizzi a livello tecnico, Francesco, ci credi o no? Ma non lo so, tutto può essere. Io credo che un presidente che si confronta con l'allenatore rientra nel... Credo che tutti i presidenti parlino con gli allenatori. Stiamo sforando, scusami Francesco, Valerio velocemente in chiusura. Sì, si continua, ovviamente si continua a parlare dell'allenatore. Vi lascio magari con questa provocazione, chiamiamola così, di Alex 74, che dice: avete dato 8 in pagella ad un mercato da 5 scarso, ecco dov'è il problema. E per mercato scarso intendo giocatori che si infortunano con uno sputo e che fanno prestazioni da dilettanti. Beh, Fabio, hai da aggiungere qualcosa su questa valutazione? Perché... Beh, un po' generica, un po' generica, un po' pesante. Insomma, adesso che Lazzari è infortunato, ho visto che c'è un tutore al braccio, penso che sia infortunato, non sarà uno sputazzo. Allora,
Siamo arrivati alla fine, non c'è altro che fare in bocca al lupo a Baroni, perché il destino di Baroni è legato al destino del Pescara. Adesso può piacere o non può piacere, l'importante è che si esca da questa crisi, perché continuare a scherzarci non serve a ben poco. E come, dicevi tu, l'anno scorso la situazione si è capovolta di colpo, non è detto e che il Pescara è uscito dalla crisi. Attenzione, perché in Serie B, come in ogni campionato, c'è poco da scherzare. Io vorrei fare i complimenti a Alessandro Del Grosso intanto per il campionato che sta facendo a Francavilla. D'altronde già lo scorso anno ti eri cimentato su qualche panchina, quest'anno è un'esperienza che ti sta gratificando, sì. E facendo gavetta probabilmente si arriva lontano, no? Speriamo. Sei d'accordo che bisogna fare gavetta? Sì, serve molto. Sì. Così come gavetta sta facendo anche Fabio Ferraresi con gli esordienti del Pescara, quindi una nuova esperienza con i giovani, è bello lavorare, sì. Però penso sia gratificante molto lavorare con i giovani e serva proprio per permetterti di sbagliare e per poi cimentarti magari, se uno ha la fortuna e la bravura, con i più grandi. Appuntamento domani sera con Diretta Stadio alle ore 20:30 per seguire le vicende di questa giornata di campionato con il Pescara Bari e Lanciano in casa con il Vercelli. Ringrazio tutti, Andrea Costantini, Valerio De Carlis e Maurizio Da Guì, i nostri ospiti Guido Colangelo, Federico Grazie De Carlis, Alessandro Del Grosso, Fabio Ferraresi e Francesco Di Francesco. Grazie, grazie per averci scelto. Serie B, il campionato degli italiani.